Ciao a tutti ragazzi, allora oggi vi voglio parlare di un video che ha posto nel suo canale, postato nel suo canale canale Emil Fitness. Andate immediatamente a vederlo e a iscrivervi al suo canale se per caso non siete iscritti, ma penso che se state guardando questo video siete iscritti anche nel suo canale. E vorrei chiedere a tutti gli altri fit youtuber di condividere il suo video, comunque lo studio scientifico che ha pubblicato appunto lui, che ha condiviso nel suo video. Ad esempio chiederei, che so che mi segue ogni tanto Matteo Marcon, visto che hai tanti seguaci, se stai guardando questo video e se ti interessa, secondo me è un messaggio importante, un video importante da far vedere anche a tanti, specialmente ai ragazzini. Visto che so che sei molto amico con Filippo D'Albero, magari puoi dirlo anche a lui. Posso nominare il Cavaliere della Panca, che so che anche lui mi segue e che so che anche lui su sta cosa giustamente gli piace combattere, ovvero contro chi dice magari o comunque non fa intuire che si può arrivare a certi livelli solo allenandosi con degli integratori. Quindi chiedo comunque un po' a tutti, chiunque guarda questo video che abbia un canale, che parli del fitness ovviamente, di condividere il video o comunque il messaggio di Emil Fitness. In cosa consisteva? Velocemente, hanno preso tre gruppi di persone facendogli seguire la stessa dieta per 70 giorni. Un gruppo era completamente natural, un gruppo prendeva 600 mg di testosterone, non si allenava, e il terzo gruppo prendeva i 600 mg più si allenava come il natural. Le differenze quali sono state? Il natural in media è cresciuto di 2 kg di massa magra in 70 giorni. Chi prendeva 600 mg di testosterone e non si allenava, capite bene, non si allenava, ha preso 3 kg di massa magra. E qua la gente, ho visto già anche sotto i suoi commenti che strabuzzava gli occhi o faceva dei commenti, ma non ci credo, è impossibile. Ragazzi, sono farmaci fatti apposta per arrivare a quell'obiettivo lì. Se il farmaco che prendete, per dire una stronzata, contro il mal di testa, vi fa passare il mal di testa contro 5 minuti, questo sarà studiato per farvi prendere massa muscolare, aggirare sui muscoli. E quindi non c'è da stupirsi se questi qua si grattano le palle e prendono più di chili di voi che vi fate il culo. Comunque, il terzo gruppo che si allenava e in più prendeva i 600 mg è cresciuto di 7 kg, 3 volte, 6-7 kg, più di 3 volte del natural. Quindi, quello che avevo già detto in un video quando ho parlato di Ricipiana che era in coma, beato all'anima sua, poverino. Comunque, quando era ancora in coma, avevo già detto questa cosa, che ok, non è, cioè io non sono né contro, cioè non è che vado a insultare chi ne fa uso, né niente. Però mi stava un po' sulle balle, mi sta sulle palle quando dicono: ma io mi faccio il culo, oppure addirittura i ragazzini, senza che neanche loro dicano niente, li difendono loro dicendo: ma loro fanno sacrificio. No, non fanno nessun cazzo di sacrificio. È dimostrato scientificamente che anzi possono permettersi di fare anche meno, perché tanto cresceranno più di un natural. Quindi stop a ste stronzate di dire: ma loro qua e ma loro là. Non fanno un cazzo di più di speciale di chi non prende niente. Quindi ripeto, chiedo se qualcuno ha un canale da voglia di far vedere questi dati in modo che più ragazzi, specialmente parlo tra i 14 e i 20 anni, abbiano bene in testa questa cosa qua. Ciao ciao!